Ciao Francesca! Ti ritroviamo al Giffoni, sei proprio un habitué, ma quanto ti piace questo festival? Ma questa è casa mia, io veramente sono appunto un habitué perché nel 2006 ho presentato un pezzo con Buddy Miles, andai in America con lui, poi sono ritornata, ho aperto il concerto di Patti Smith e quest'anno ho fatto un sorpresone ai miei fan perché il 26 sarò al Giffoni Film Festival in piazza Fratelli Lumière con il grandissimo Federico Scavo e aprirò il concerto con lui e presenterò finalmente questo pezzo che stiamo attendendo da tanto tempo, Stay, insieme con Alex Genshin. Quindi sarà veramente una serata dalle mille emozioni e balleremo tutti perché poi house music e dance music, quindi non possiamo non ballare. Ci parli un po' di questa collaborazione per questo singolo e anche un po' del pezzo, senza... dici un po' com'è. Certo, Federico l'ho conosciuto 2 anni fa, dopo The Voice of Italy. E da lì è nata subito una bellissima sinergia, ci siamo visti a Firenze, abbiamo iniziato a scrivere, a collaborare, ha visto che sono brava a mettere le mani sul pianoforte, a scrivere anche in inglese e da lì è partito tutto. E anche la collaborazione con Genji si è unito il tutto e abbiamo realizzato questo pezzo Stay che uscirà a settembre con la label Area 94. Senti, invece a proposito del Giffoni, cosa te ne pare di questo festival, di questi ragazzi preparatissimi? Sono inquietanti, devo dire, sì, però è bellissimo, c'è veramente un'atmosfera che ti dà speranza appunto nei giovani. 45 anni non li dimostra, è vero. Il grandissimo direttore Gubitosi veramente ci ha visto lungo, anche perché è l'unico festival al mondo di ragazzi giovanissimi e l'aria che si respira è sempre stupenda e quindi essere a casa mia con un festival così bello non posso chiedere più niente. E invece cosa ne pensi del motto di quest'anno, Carpe Diem? È un motto che segui di solito o fai fatica? Carpe Diem, cogli l'attimo, io cerco sempre di prendere i treni che passano, perché se passa via il treno e non lo prendi sono guai, quindi ci sta tutto. Senti, singolo a parte, cosa c'è in serbo quest'estate, progetti futuri? A parte il singolo con Scavo e Genji uscirà il mio album, in italiano finalmente, non ce la faccio più ad aspettare, davvero, perché dopo X Factor mi sono rinchiusa in studio e ho scritto tantissimo, quindi spero davvero che i miei fan apprezzeranno i miei pezzi in italiano che ho scritto. Ma io non vedo l'ora di sentirlo perché il singolo, quello lì di X Factor, a me era piaciuto molto e quindi tutto in italiano, quindi tutto sarà in italiano, più o meno c'è una data, qualcosa? Settembre-ottobre. Ah, quindi ok. Quindi soddisferò un po' l'internazionale e un po' l'italiano. Ok, e che tipo di album sarà? Se ci puoi anticipare pochissimo, eh? Ho scritto sull'amore, sul tradimento, sulla passione. Diciamo che scrivo ispirandomi alla gente, quindi anche ai giovanissimi. E speriamo di farci entrare nel cuore della gente, soprattutto. Beh, io spero di intervistarti allora tra un po', dai. Così ti porto fortuna. Oh, meno male, almeno a te, guarda. Qui mi porta. Ok, allora spero di sentirti presto, nel frattempo ti auguro in bocca al lupo per il concerto. Grazie a tutti. Grazie mille.